puntata molto particolare quella di quest'oggi, perché Merito TV ritorna per il secondo anno consecutivo a Bocale in Fiore 2017, insieme all'associazione Cocherò, insieme al Laboratorio delle Arti e delle Lettere Le Muse, per un momento condiviso. Intanto la bellezza di trovarsi in questa piazza, che è la piazza proprio prospiciente, il sagrato prospiciente l'eclettica chiesa dei Santi Cosma e Damiano, ma di tanto in tanto andremo a vedere qualche curiosità, qualche novità di quello che questa manifestazione conserva. Ma la prima cosa interessante, direi, è, se le nostre telecamere ci seguono, fare vedere come questi lenzuoli d'arte creano proprio la scenografia e l'approccio visivo diretto. Quest'anno il tema di Bocale in Fiore è praticamente le voci del mare, perché il mare naturalmente presenta tante voci e tante realtà che scopriremo tra poco in un evento condiviso tra poesia, arte e letteratura. Ma questi lenzuoli vogliono raccontare delle storie, sia per quanto riguarda il mondo floreale, sia per quanto riguarda la mitologia che ci accompagna, dalla storia della Fata Morgana a elementi che recuperano un po' l'ecologia del segno tipica della natura stessa. Ogni lenzuolo appartiene a un riciclo particolare, perché questi lenzuoli vogliono raccontare per tasselli delle memorie condivise, e gli artisti che hanno realizzato questi momenti sono delle Leanza, Antonella Laganà, Pina Calabrò ed ancora Rorò Marra, Marisa Scicchitano, Santina Milardi e Francesco Logoteta. Andiamo a scoprire quali sono le voci del mare. Del mare 2017 anche Paola Benavoli, critico cinematografico, e il mare nella cinematografia ha un ruolo importante e stasera lo scopriremo. Sì, c'è sempre stato un grande rapporto, diciamo, c'è stata sempre grande attenzione da parte della cinematografia nei confronti del mare, non solo come sfondo, ma proprio raccontare quello che è il rapporto tra l'uomo e il mare. Sin dall'inizio, diciamo, dei primi anni in cui venivano realizzati film, e quindi faremo una sorta di percorso cinematografico sui film che hanno avuto il mare come protagonista, quindi partendo da Moby Dick, insomma, da questi grandi film tratti da grandi romanzi, per arrivare poi agli anni 90 a film celebri come Titanic, e poi anche parleremo dei film che sono stati girati in Calabria, che hanno come protagonista il mare, quindi una sorta di percorso attraverso la cinematografia. Dell'associazione Eco Cherò, che quest'anno sicuramente si è dato da fare insieme al suo staff per un evento che mette in evidenza le voci del mare. Sì, il mare per far diciamo presente anche che Bocale è bagnata dal mare, soprattutto agli amministratori, perché abbiamo, dopo l'erosione, non c'è stato un intervento bene, diciamo, per poter far venire il ripascimento. Comunque qualcosa si sta vedendo con le piccole cose che hanno fatto, speriamo che qualcosa
venga avanti, perché è una risorsa per Bogale importante il mare. Quindi un'associazione che si interessa del territorio, cerca di far ricordare agli abitanti che il mare è la nostra risorsa. Sì, è proprio la nostra risorsa, anche perché è vero che qua c'è gente che vive anche con il mare, ci sono pescatori, diciamo... Quindi è un mare che divide, un mare che unisce, ma è un mare che dovrebbe dare anche molta economia. E questa bellissima piazza ritrovata fa rivivere un evento che ritorna per il secondo anno consecutivo. No, il terzo anno questo. Ah, il terzo anno. Il terzo anno. Ogni anno troviamo un tema per dare, diciamo, un momento pure di... diciamo per far capire quali sono i nostri problemi del territorio. Siamo partiti con la differenziata, siamo stato il primo quartiere di Reggio che è partito con la differenziata in tempi non sospetti, quando ancora a Reggio c'erano i commissari, e poi pian piano siamo partiti con altre attività e azioni che, diciamo, che curano l'ambiente e il territorio, diciamo così. Quindi non resta che immergerci in quelle che sono, diciamo, le attività e le manifestazioni di questo evento. Bellissimo faro di Capodarmi, una realizzazione in cui il paesaggio emerge, no? Il paesaggio mediterraneo, una realizzazione dell'artista Katia Biondo che appartiene a questo territorio. La pittura serve a raccontare, no? A raccontare quello che ci circonda. Sì, quello che noi vediamo attraverso il mio modo di vedere, diciamo, il paesaggio. Quindi emergono questi colori forti che caratterizzano un po' quello che è il mio modo di essere. E poi il fatto di poter rappresentare ciò che noi, che ci circonda, ecco. Una cosa che si evince molto è la quiete che hanno questi paesaggi, sono silenziosi, silenti. È come un ricordo, perché rimane qualcosa che mi è rimasto impresso, però nello stesso tempo con una vena nostalgica, quasi da voler ricordare un passato. Anche il fatto del bambino sul pettidattilo è quasi che vuole dimostrare che questo bambino è come se guarda un passato, però nello stesso tempo lo ricorda con nostalgia. Ecco, è un modo mio che caratterizza il modo di essere. Siamo con Tania Azzar, quindi stiamo vedendo una creatività che appartiene al territorio. Sì, io ho l'atelier a Bocale II, cioè dipingo sia ad olio che dal figurativo all'astratto, e poi ho una linea di monili in rame che si chiama Symmetric e cerco di portarla in giro con me. Qua potete vedere sì, degli acquerelli, degli schizzi del sud, che sono tutti degli acquerelli echina e raffigurano tutti i posti della Calabria. Come è nata questa passione? No, da sempre, da bambina ho dipinto. Facevo ritratti a tutti e poi da pochi anni mi sono avvicinata al rame, perché è un materiale che dà calore, sì, energia, e quindi sì, e cambia sempre colore, si trasforma, siccome mi piace dipingere è un po' sì. Dell'associazione Cocherò, la professoressa Carescì, ancora un evento condiviso, diciamo, per il terzo anno consecutivo, è stato riuscitissimo. Quest'anno su che cosa avete puntato? Allora, il tema di quest'anno è il mare, quindi come al solito ne abbiamo puntato sull'allestimento degli spazi esterni delle abitazioni, un allestimento che di solito viene mantenuto per tutto l'anno, quindi per ridare e continuare a dare decoro al nostro paese, alla frazione di Bocale. Quest'anno abbiamo un pochino allargato la manifestazione, perché abbiamo iniziato il 14 maggio con un omaggio al castello di San Niceto, un'escursione a piedi che ha visto protagonisti una cinquantina di escursionisti. Ieri pomeriggio c'è stata una biciclettata, una pedalata ecologica in bicicletta, e pedalando senza fretta abbiamo percorso il tragitto tra Bocale e Pellaro. Oggi è la manifestazione conclusiva, dietro di noi abbiamo uno stand con i prodotti artigianali che facciamo nel nostro laboratorio artigianale.
per star contigo. Una mostra dedicata ai lenzuoli d'arte, con noi Adele Leanza, che ha realizzato esattamente il lenzuolo dove si intravede da una parte il mare, da una parte il prato fiorito. Quindi un omaggio a che cosa? Alla natura in tutti i sensi. Certo, un omaggio alla natura e un omaggio anzi innanzitutto alla stagione, perché anche se io sono nata a dicembre, io amo molto la primavera e l'estate, perché mi sembra di avere più libertà. E cioè l'estate, la primavera e l'estate danno il senso di libertà, che d'inverno in effetti mi sembra un pochino castigata, ecco. E poi io amo moltissimo i fiori, e quindi ho preferito riprodurre il prato semplice che dà i colori naturali e lo sfondo del cielo azzurro, che è il nostro cielo limpido e del meridione, pieno di amore. L'albero della vita per l'artista Santina Milardi, per un altro lenzuolo d'arte. Che cosa vuole essere questa rappresentazione grafica? Ho preso questo simbolo perché rappresenta, lo troviamo in tutte le religioni e tutte le credenze, e poi è un percorso che bene o male fa l'uomo lungo la sua vita. Infatti troviamo le radici, il tronco che rappresentano il regno e il fondamento, e poi i suoi frutti che percorrono lungo la sua vita. Rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Sei così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, allora.
Allora, buonasera a voi e ben ritrovati. Abbiamo iniziato con un brano, insomma, del 73, Una rotonda sul mare, un brano che ha cantato per noi Luigi Barberio, e oggi vi vogliamo raccontare di quelle che sono le voci del mare. Le voci del mare ve le vogliamo raccontare in diversi modi, ve lo vogliamo raccontare con l'arte, ve lo vogliamo raccontare con la poesia, ve lo vogliamo raccontare con le immagini. E proprio partiamo da questo primo momento delle immagini. Voi avete visto come quest'anno, ecco, l'associazione Cocherò, con il suo presidentissimo Paolo Campolo, ha dato questa indicazione di rivalutazione della costa, la costa del nostro Bocale, insomma, che tanto ricordiamo e che sicuramente dovrebbe ritornare ai vecchi splendori, perché naturalmente il mare va vissuto. Il mare, ecco, è questa cortina alle mie spalle che ci divide ma al tempo stesso ci unisce, e noi vorremmo, insomma, che le spiagge fossero più fruibili soprattutto da queste parti. Allora noi abbiamo cercato di dire ai nostri artisti di realizzare un qualcosa che ricordasse il mare e la natura. Questi lenzuoli che voi vedete che decorano questa piazza altro non sono che una realizzazione un po', ecco, nell'ecologia del segno, di messaggi in cui il mare diventa parte integrante. Quindi il primo applauso lo dobbiamo fare ai nostri artisti, a Francesco Locoteta, a Santina Milardi, a Marisa Scinchitano, a Rossella Marra, a Pina Calabrò, a Antonella Laganà e a Adele Leanza, che hanno realizzato con del materiale povero quello che, insomma, l'ecologia del segno, cioè il mare che noi vorremmo. Ma nel mare ritrovare che cosa? Ritrovare il mito della Fata Morgana, ritrovare elementi che animano le nostre coste. Perché no? I richiami floreali vogliono far sì che il nostro mare possa rimanere integro, tale e quale come noi lo ricordiamo, diciamo, negli anni in cui, appunto, questo inquinamento, questa costa rovinata purtroppo ci porta a constatare, insomma, che il mare deve essere un bene prezioso da custodire. Ma quando si parla di mare si parla anche di cinema. Un applauso alla dottoressa Paola Benavoli, che accanto a me, un'esperta di cinema, un critico cinematografico, che ci parlerà del rapporto che vi è tra il cinema e il mare. Prego. Allora, il legame tra cinema e mare è sempre stato molto stretto fin dagli albori di quest'arte. Il mare, le grandi navi, l'epica del mare, i suoi eroi hanno affascinato sempre scrittori e naturalmente anche autori e registi. Quindi negli anni d'oro si è molto puntato su questi racconti, che naturalmente erano anche molto interessanti dal punto di vista visivo, perché quando si ritraggono mare, panorama, anche tempeste, battaglie navali, è chiaramente tutto molto cinematografico. E dunque, come possiamo vedere già dalla prima diapositiva, proprio negli anni d'oro del cinema, quindi il cinema hollywoodiano negli anni 50, cominciano ad esserci film ambientati sul mare che traggono spunto, come in questo caso, come Moby Dick del 1956 con Gregory Peck, trae spunto dal omonimo libro, e poi ci saranno anche altre versioni di questo film. E ancora, anzi ancora prima di questo, nel 1954, se andiamo avanti, un altro classico della cinematografia, ma anche un altro classico, un altro romanzo importante, che è 20.000 leghe sotto i mari con Kirk Douglas nel 54. Poi, andando ancora avanti, questo è sempre ancora Moby Dick, Gregory Peck. Andando avanti abbiamo l'immagine di 20.000 leghe sotto i mari del 54,
Andando ancora avanti, un altro classico, grande classico, Il vecchio e il mare, tratto da Hemingway del 58 con Spencer Tracy. E ancora, Gli ammutinati del Bounty. E questa è la versione del 1962, forse una delle più famose, con Marlon Brando, che vediamo anche nella diapositiva successiva, ma ce ne saranno altre versioni, come quella più recente, famosissima, che vediamo dopo, nel 1984 con Mel Gibson. Ma non solo classici di questa epoca, ma anche avvicinandoci nel tempo, arriviamo ad altri film che sono anche diventati dei classici. E infatti, come vediamo successivamente, uno dei film più recenti che più si ricorda, diciamo, di film ambientati in mare e mare protagonista, è Titanic del 1997 con DiCaprio e Kate Winslet. Andando ancora avanti, nel 1998 un altro bellissimo film è La leggenda del pianista sull'oceano, che è tratto da un romanzo anche questo, cioè Novecento di Baricco. E poi ci avviciniamo ancora di più nel tempo, successivamente, con, questa è ancora La leggenda del pianista sull'oceano, con I pirati dei Caraibi. Una saga che comincia nel 2003 e che continua ancora oggi, siamo arrivati, diciamo, alla quinta puntata, se così si può dire, con il film che attualmente è nelle sale. Ma non solo film hollywoodiani, abbiamo anche tanti film italiani che sono ambientati o che hanno un riferimento con il mare. Questo addirittura nel titolo, perché parliamo di Mediterraneo del 1991, un film premio Oscar come migliore film straniero di Gabriele Salvatores, con Diego Abatantuono, Claudio Bisio e tantissimi altri attori italiani. E poi ancora un film amatissimo, credo, da tutti, Il postino con Massimo Troisi del 1994, che venne girato tra la Campania e la Sicilia, esattamente tra Procida e Salina. E poi naturalmente non potevano mancare i film girati in Calabria, che sono ambientati, che hanno a che vedere con il mare. Il ladro di bambini del 1992, che fu girato proprio in queste zone, tra Pellaro e Bocale, di Gianni Amelio. Abbiamo alcune immagini, andiamo avanti, sempre legate al ladro di bambini. Il rapporto con il mare qui è fondamentale. È quasi un luogo catartico. Anche Preferisco il rumore del mare del 2000, che venne girato questo invece tra Reggio e Bagnara. Andiamo avanti, vediamo un'immagine proprio della spiaggia di Bagnara. E poi, andando ancora avanti anche nel tempo, due film realizzati dal regista reggino Fabio Mollo. Il primo è Il sud del niente del 2013, dove appunto il mare ha una grande funzione catartica, così come, andando avanti, vediamo un'immagine proprio simbolo del sud del niente, Il padre d'Italia, recentissimo, uscito qualche mese fa, sempre girato appunto nel Reggino, tra Gioia Tauro, San Giovanni, Reggio Calabria, in cui il mare anche qui ha una funzione fondamentale, importantissima, non solo il fondo ma protagonista. Quindi il mare è appunto un luogo di ispirazione per gli autori, di confronto, e le spiagge sono anche una parte importante dei racconti, soprattutto molto spesso degli autori italiani, come fonti di memoria, come ricordi della gioventù. E quindi in questo viaggio mi pare interessante finire ricordando un film che magari ogni grande, anche ogni autore, diciamo, ha magari nel cuore un film che magari non sarà un capolavoro, però una commedia. Sono quei film che noi vediamo, che ci ricordano, che rivediamo sempre volentieri, perché ci ricordano magari la gioventù, i tempi passati, e sono sempre spesso legati al mare, il mare come fonte di ricordo. Uno di questi, forse quello che viene sempre più visto durante l'estate, appunto, è Sapori di mare del 1983. Quindi cinema e il mare possono essere fonte di ricordo e di memoria. Quindi un applauso, perché abbiamo in pochissimo tempo viaggiato nella cinematografia e avere visto come, così come nella vicina Basilicata è diventata poi, no, terreno e scenografia per tantissimi film da Mel Gibson, eccetera, vanno anche la nostra Calabria, la nostra provincia, perché questi film però vengono poco conosciuti.
saluti, a parte ecco, alcuni quelli, per esempio io ecco, ora mentre tu parlavi ho scoperto quello su Gioia Tauro, quello su Pellaro eccetera, film a parte quello di Amelio naturalmente che hanno una scarsa distribuzione, per cui voi molti film li conoscevate che sono stati detti qui dal nostro critico, io credo che alcuni sì ma altri, soprattutto quello a Bagnare e via dicendo, sono dei film minori per organizzazione o minori per distribuzione. No, è che molto spesso appunto ci sono dei problemi di distribuzione che magari impediscono che la conoscenza magari quanto dovrebbe, o magari sono film che magari hanno circuiti diversi. Un film che parla del mare, se ce lo vuoi raccontare una storia breve di uno di quelli che hai citato, una storia veloce di un film di cui si parla di mare che tu ti ricordi che ti ha lasciato memoria? Ma diciamo chiaramente sono più affezionata a quelli girati in Calabria e forse sia il Sud-Tenente che il Padre d'Italia, come dicevo prima, sono dei film in cui il mare è una funzione. Il Padre d'Italia di che cosa parla? Il Padre d'Italia è una storia un po' particolare, è proprio un viaggio che fanno due ragazzi che hanno ognuno dei problemi diversi, che si incontrano e fanno un viaggio da Torino fino appunto a Reggio, e Reggio poi è la città natale della ragazza, ed è un racconto sulla maternità, sulla ricerca di se stessi, sulla crescita, e il mare ha una funzione importante perché proprio arrivando qui in Calabria questo rapporto che si crea con il mare per tutti e due i protagonisti è importantissimo per poi fare prendere coscienza di se stessi, quindi il mare ha una funzione molto molto importante. Grazie a Paola Benavoli, un applauso. Chiediamo al nostro Alberto di aprire la cartella quadri per favore, e naturalmente mandiamo la prima.